Ben trovati ad un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento, il settimanale di approfondimento sui lavori del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione di Italia 7. In apertura il piano regionale di smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti che è stato approvato dall'Aula a seguito di un'accesa e lunga seduta che ha visto la tenuta della maggioranza di governo con Partito Democratico. Ed Italia viva e non sono mancate critiche e polemiche invece da parte dell'opposizione Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Lungo e acceso dibattito in aula sull'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Il piano dell'economia circolare è il principale strumento di indirizzo, programmazione e attuazione delle misure per assicurare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sviluppare concretamente azioni di economia circolare. L'inizio dei lavori con l'intervento di Lucia De Robertis, presidente della commissione ambiente. È una visione che la, la, la Giunta prima e il Consiglio regionale poi nell'adottare questo piano vuol dare alla Toscana: riduzione dei, riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano, ma anche il riciclo, il recupero, eh, il porta a porta, la differenziata: tutto quello che eh, rientra in questa visione davvero che noi abbiamo, cioè di eh, provare eh, a rendere questo nostro territorio da dal punto di vista ambientale della salute più compatibili con le, che le, con le richieste che ci vengono tutti i giorni, dai, dai più giovani alle persone più anziane, però dotare questa eh, regione anche di tutta quell'impiantistica eh, che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che eh, vede anche nello smaltimento dei rifiuti eh, che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali, ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche del nella manifestazione di interesse insomma, eh, Vogliamo capire in questi eh, 60 giorni che ci dividono dall'approvazione dalla del piano dei rifiuti se eh, perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato eh, l'idea di Toscana che vogliamo. Il piano è un piano come dire, che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione. Eh, nascondendosi un po' dietro le norme, ma in realtà, a nostro avviso, come ho detto in aula, l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ATO per dare una direzione che servisse anche, anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi eh, questi impianti si ritrova a casa. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico, contrario ai temovalorizzatori, ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti, eh, difficilmente realizzati, ce ne sono pochissimi esempi, quindi si sa poco di questi impianti, non c'è una eh, concreta fattibilità sul campo e di questo si preoccupano soprattutto gli addetti ai lavori e sono molto costosi, pensate. A waste to chemicals 200, 200 milioni-250 milioni il costo, mentre invece il termovalorizzatore è una tecnologia che conosciamo che nel tempo è assolutamente migliorata dal punto di vista dell'impatto ambientale. Questo piano dei rifiuti ha eh, innanzitutto una gestazione lunghissima, lo attendiamo da dieci anni ed è quasi pronto da tre. E in realtà si è andato a creare, eh, grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla Regione, dei privati. È un rovesciamento completo. Invece di essere la Regione Toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta e rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto, e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare. Un piano dei rifiuti su quella impostazione. La via è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare. Che noi abbiamo trasformato in piano industriale. Un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale. Dove territori importanti come Siena, Arezzo, eh, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della piana fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo tre anni, che era un impegno di legislazione che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Giani e in questo caso all'assessora Monni. Questo piano fa un sacco di discorsi, è molto ideologico, richiama tanto l'economia circolare di cui come dire, eh, si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale e quindi in realtà bisognava passare al concreto. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di case Passerini, lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è una situazione insostenibile. E questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione che è il vero obiettivo e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte eh, de, da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39, solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte. Il che vuol dire evidentemente che eh, manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ed è stato approvato anche il bilancio consolidato per l'esercizio del 2022, eh, ad eccezione di un paio di casi, tutti gli enti coinvolti hanno chiuso l'esercizio inutile. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Sì, perché poi c'è quello delle foto e poi c'è i saluti. Dai, eh. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli, Partito Democratico e Italia Viva, e 11 contrari, Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, il bilancio consolidato per l'anno 2022 della Regione Toscana. A illustrare l'atto in aula il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Pieroni. Il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal, dal bilancio del, della, della capofila che è l'ente regione toscana. Eh, ci parla il bilancio del fatto che eh, la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi. E quindi questo ci conforta anche sul fatto che eh, le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria,. I risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia un che nel 2022 è andata bene. La votazione a maggioranza dove Terraviva ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse, ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni, serviva a non aumentare addizionale IRPEF, serviva a non aumentare il bollo, ma serviva a dare dei servizi maggiori, più efficienti in termini Qualitativi e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse. Quindi, un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo. Il bilancio consolidato della Regione Toscana per l'esercizio 2022 evidenzia un risultato economico di 26.732.336 euro, ad eccezione di Fidi Toscana, in negativo per 1.544.137 euro, e Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, in negativo per 234.327 euro, e dell'autorità portuale regionale, i cui dati non sono stati trasmessi in maniera definitiva entro il termine utile. Tutti gli enti hanno chiuso l'esercizio inutile. Il risultato di esercizio 2022 è cresciuto rispetto all'esercizio precedente di oltre 57 milioni di euro, tornando a valori positivi e quindi permettendo un miglioramento della situazione patrimoniale, un risultato cui hanno contribuito un significativo incremento della gestione caratteristica, cioè l'insieme delle attività tipiche svolte dalla Regione e dagli enti società, una consistente diminuzione della gestione straordinaria, un miglioramento del risultato della gestione finanziaria. Sul fronte degli investimenti questi ammontano a 1,31 miliardi. Il patrimonio netto si chiude con un negativo di circa 800 milioni. Ultima notazione relativa alla valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprimendo parere favorevole ha sottolineato come il bilancio consolidato del GAP per l'esercizio 2022 offre nel suo complesso una rappresentazione corrispondente alle risultanze dei rendiconto oggetto di consolidamento. Il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi ha sottolineato come il risultato dell'utile contribuisca soprattutto il miglioramento del bilancio della Regione Toscana grazie al recupero dell'evasione e alcune partite positive. Il bilancio consolidato che raggruppa la regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% in-house eh, presenta dati in chiaro scuro. C'è un risultato formalmente positivo ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera del raggruppamento negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate. Vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le terme di Montecatini di cui la regione è socia al settore e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni. Vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X, l'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Pecci a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. A Palazzo del Pegaso invece parliamo adesso di fotografie, è stata inaugurata infatti la mostra Visioni Libere curata dal Fotoclub Firenze nello spazio Carlo Azzelio Ciampi. È stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo del Pegaso la mostra fotografica Visioni Libere curata dal Fotoclub Firenze. È una bella occasione, innanzitutto, per celebrare i 33 anni dalla nascita del Fotoclub Firenze. Sono presenti qui il critico Ciappi e il presidente proprio del Fotoclub Firenze, Castellani. Visioni Libere. Lo sguardo un po' pensato che è dovuto alla fotografia ci invita ecco, a un rapporto eh, più immediato con la realtà. La fotografia è qualcosa che deve essere sostenuto, valorizzato. Sappiamo quanto questo palazzo sia aperto verso l'esterno con tutta una serie di iniziative, di mostre. e La fotografia merita la giusta considerazione. Oggi siamo abituati un po' tutti con il telefonino a fare degli scatti, possibilmente dei selfie, ma la fotografia è un qualcosa che viene da molto lontano e che ecco, ci invita alla riflessione, è un qualcosa di intimo, di profondo. E tutto questo è importante anche per questa bella esposizione dove troviamo ben 15 foto amatori di Firenze e dintorni. Il nostro è un circolo che ha 33 anni quest'anno e durante il, in questi 33 anni abbiamo conosciuto molti fotomatori che per un, un esame, per una cosa così, per un hobby, che era un hobby quello di fotografare tutti, con, con le nostre riunioni, con le nostre mostre, con le nostre attività le abbiamo elevati a, a, a immagini culturali sempre più belle. Questa esposizione è un forte sforzo, uno sforzo singolo ma uno sforzo no per produrre delle fotografie, per rivelarsi, per esorcizzare quello che è dentro. Perché, se noi guardiamo bene, c'è fotografia, certo, ma c'è anche tanta, tanta poesia in queste fotografie. L'esposizione Visioni Libere può essere visitata fino al 7 di ottobre, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 19, mentre il sabato dalle 10 alle 13. È tutto anche per questa edizione, l'appuntamento con Toscana Parlamento si aggiorna alla prossima settimana, grazie a tutti per averci seguito.